la Skoda Fabia R5 con il numero 2 Alessio Profeta, Sergio Racuia, sono terzi assoluti, terzi di gruppo, terzi di classe. Un grosso applauso. E l'applauso lo voglio ancora più grande, perché adesso lo conoscete, chi frequenta i rally li conosce, ma vogliamo sentire da loro da dove venite voi ragazzi? Dalla Sicilia. Dalla Sicilia a Castiglione, beh, un grosso applauso, davvero un grosso applauso. Ascolta Alessio, raccontaci un po' questa gara. Questa gara molto bella, divertente, le prove molto belle, tecniche, e le temperature un po' meno, non ci siamo abituati. Non siete abituati voi. A questo freddo, no? Poi per il resto ci siamo divertiti, dobbiamo vedere se la macchina è a posto e funziona bene, il film ha lavorato in maniera eccezionale, il freddo è stato altrettanto, al solito non c'è un buon fili. Peccato alla seconda prova ho commesso un errore nel primo girato, se no diciamo potrebbe essere una lotta magari a tre. Però comunque siamo contenti alla fine del risultato e abbiamo visto che tutto funziona. Abbiamo capito che c'è stata una seconda parte di gara dove sei stato molto più incisivo, mi sbaglio. Eh sì, almeno volevamo vedere se eravamo competitivi dopo l'errore che ho fatto stamattina. Però siamo contenti che tutto funzioni, si può sempre migliorare. Poi se cercheremo la prossima di non commettere errori da subito. In terza posizione Alessio Profeta, Sergio Racuia sulla Skoda Fabia. Seconda posizione per Gregory Oz e Pietro Lavasi, anche loro sulla Skoda Fabia del team Valbosca. Ma a vincere questa gara, questa quinta edizione della Rally di Castiglione, Alessandro Gino, Daniele Michi sulla Skoda Fabia della Pia Racing. Ancora grandi complimenti, ed è il momento dello spumante.